Questo nostro intervento di oggi ha un significato particolare, completamente diverso dagli altri, perché attiene alla sofferenza dei tarantini. Pensiamo ai tarantini ammalati, ai tarantini morti, ma pensiamo anche al fatto che noi siamo condannati, purtroppo, dalle istituzioni politiche e religiose. Evidentemente noi siamo carne da macello, ma non voglio dirvi altro. Qui a fianco l'amico e collega Massimo Battista, che ha vissuto queste frasi riportate che ora citeremo, le ha vissute in un momento particolare ieri della sua vita. Beh, premesso che io sono un cristiano cattolico e credo solo nel Signore, ma non credo nell'istituzione chiesa. Fatta questa piccola premessa, ieri ero al Moscati a fare il quarto ciclo di chemio e mentre smanettavo su Facebook ho visto un post di mio fratello Mimmo che pubblicava le dichiarazioni del dottor dell'arcivescovo Ciro Miniero. Ora le leggiamo. Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto. Le leggo così andiamo subito al nocciolo del nostro discorso. Dice Miniero, arcivescovo di Taranto: non c'è alternativa a quella fabbrica a Taranto. La chiusura sarebbe veramente una catastrofe, che significherebbe non pensare al bene di una comunità che è stata formata a questo. Quindi io invito l'arcivescovo Ciniro, che sta seguendo Miniero, le stesse orme dell'arcivescovo Santoro, lo invito il 28 gennaio. E prima ancora di Monsignor Benigno Papa. 28 gennaio lo invito a farsi un giro con me, fare il quinto ciclo di chemio, ma non è che io sto parlando adesso solo perché sono stato colpito. Le mie lotte in questa città, sono un cassa integrato arcivescovo in Ilva in AS dal 2018, la volevo informare che l'altro giorno c'è stato uno slopping 3 gennaio 2024 con impianti sotto sequestro da luglio 2012, però voglio ricordare al signor Miniero che il sottoscritto e anche a tutti i cittadini che ci stanno ascoltando, nel 2005 il sottoscritto Luigi veniva licenziato per gli effetti slopping. 2005, sono passati 19 anni, a me mi viene da ridere quando ancora qualcuno parla, nel 2005 il sottoscritto è stato licenziato per gli effetti dello slopping delle acciaierie e a distanza di 19 anni, chi parla come ha fatto l'arcivescovo, che dice che Taranto è stata formata per morire, invito l'arcivescovo Miniero a farsi un giro a seconda, a terzo, quarto, quindi del Moscati. Del Moscati e l'oncologia, ecco. Ematologica pediatrica, ecco. Del Massimo, vogliamo essere sintetici, ma vogliamo al contempo analizzare pezzo per pezzo, certo, queste affermazioni. Primo punto: non c'è alternativa a quella fabbrica a Taranto, quindi cari cittadini, Taranto non deve vivere di altro, non deve vivere di mare, di turismo, di storia, di risorse naturali, no, solo acciaio. Fermiamoci qua, dal 2008 arcivescovo ci sono 6.000 persone che si alternano in cassa integrazione, soldini pagati da noi contribuenti, dal 2008 sono aumentati in una maniera esponenziale i malati di cancro che costano a noi contribuenti, me compreso, con la 104 sovvenzionamenti, malattie professionali, un sacco di soldi. Quindi lei non sa di che cosa sta parlando. Ma andiamo avanti. La cosa grave è che stiamo parlando di un uomo di chiesa che dovrebbe apprezzare, sfruttare e valorizzare le bellezze che Cristo ha creato, il sole, il mare, le risorse naturali. Cristo non ha, caro Monsignor Miniero, non ha certamente costruito l'Ilva e non ha certamente condannato i tarantini a morte. Ancora, la chiusura sarebbe veramente una catastrofe, che significherebbe non pensare al bene di una comunità. Ma perché, Monsignor Miniero? Ma non è già una catastrofe quella che sta accadendo a Taranto? Questa mattanza, questa strage, non è questa una catastrofe? Ma lei evidentemente non è mai andato nel reparto oncologico. No, ma non solo. Giri Taranto, vado nei quartieri più disagiati, si faccia un giro in centro, guarda quante sale cinesche sono state chiuse, grazie alla grande indossa. Dopo 60 anni, caro Ciniero, visto che voi girate con le macchine di ordinanza, no? Volevo dirle, si faccia un giro, dopo 60 anni quella fabbrica non è più compatibile e chi continua a parlare di chiusura a caldo continua a prendere in giro chiusura totale.
mettetevelo in testa, quella fabbrica dopo 60 anni va chiusa e i lavoratori vanno risarciti, non quando muoiono, i lavoratori vanno risarciti così come ha sancito il procedimento ambiente svenduto. È notizia di oggi che i carabinieri sono in fabbrica, c'è un blitz per le emissioni fuggitive fatte in questi giorni, che non è cambiato assolutamente nulla. Quindi catastrofe ambientale, catastrofe sanitaria, una mattanza, tumori e morte, senza mezzi termini, una catastrofe economica, perché stiamo parlando di stipendi, di casse integrazioni che non arrivano manco a neanche a 1000 euro al mese, e poi, dulcis in fondo, la cosa ancora più brutta, che questa comunità, noi tarantini, siamo stati formati a questo, noi siamo praticamente dei condannati a morte, no? Siamo delle bestie da soma, l'asino, molti asini purtroppo vengono presi e la loro vita è quella di portare, no? di fare i ciucci da fatica, gli asini da soma, no? Ecco, il tarantino è schiavo, è nato schiavo, come purtroppo accadeva nel colonialismo, in cui il padre era schiavo, il figlio era schiavo, e quindi nascevi e subito ereditavi le catene di tuo padre. Ecco, questo è il pensiero. Noi siamo formati, secondo Miniero, siamo condannati alla morte. Ma mi scusi, monsignor Miniero, se queste affermazioni le avesse fatte un uomo della strada, io le avrei potuto anche accettare, ma non da un pastore di anime. Io mi vergognerei al posto, mi sarei vergognato e mi vergognerei al posto suo nel pronunciare queste affermazioni. L'ultimo appello, Luigi, tra 50 giorni ci apprestiamo a vivere la Santa Pasqua. Sì, i riti della settimana santa. Io faccio un appello ai tantissimi amici che ho nelle confraternite di Taranto di prendere posizioni, perché conosco tantissimi amici che la pensano come me. Lei ieri si è sostituito alla comunità tarantina, caro Arcivescovo. A nome di chi ha parlato? A nome di chi ha parlato? A che titolo? A che titolo lei può dire che Taranto, i tarantini sono stati formati, sono stati, devono convivere con questa grande industria? A titolo di chi ha parlato? Quindi mi appello a tutti gli amici della confraternita, del Carmine e della Dolorata, di prendere posizioni, perché qui non se ne può più. Siamo stanchi che voi fate le benedizioni sui morti di questo territorio. In ogni famiglia ci sono svariati morti per tumore di cancro causati dalle grandi industrie, e lei, caro arcivescovo, è partito con la stessa lunghezza d'onda dei suoi predecessori. Forse sicuramente ha sbagliato, magari, monsignore, quando andrà a confessarsi, perché siamo tutti peccatori, forse farebbe bene a riconoscere questo errore. Intanto noi diamo appuntamento per domani sera, poi annunceremo sui social la diretta per parlare di, non solo di questo, ma di tutte le porcherie amministrative che stanno accadendo a Taranto, con un'aggiunta, e non lasciamo solo, perdere, e non ma solo, c'è tanto da dire, vi aspettiamo domani.